In Italia è ancora molto bassa la percentuale di quanti dopo una cena al ristorante si portano via quello che è rimasto nel piatto. Ora anche nella capitale al via una specifica iniziativa. Massimo Tinagli. Mi scusi, potrei avere un rimpiattino? Una richiesta che presto sarà ricorrente nei locali della capitale da parte di chi deciderà di portare a casa il cibo non consumato. Parte la campagna dedicata a ristoranti, bar e alla loro clientela. Il rimpiattino, versione italiana della Doggy Bag, è stata lanciata dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Si tratta di contenitori di materiale compostabile realizzati dal consorzio Comieco e disponibili ai clienti anche per ridurre gli sprechi alimentari. Secondo uno studio della FIPE, infatti, soltanto una piccola percentuale di persone ha l'abitudine di portarsi a casa ciò che non ha consumato nei ristoranti o nei bar. Il 15,5% per quanto riguarda il cibo e l'11,8% per il vino. Il resto finisce nella spazzatura. Questo contenitore è lo strumento per portare a casa e continuare un momento di piacere del cibo. Il cibo non va sprecato in momenti poi particolari come questi e quindi è un progetto che aiuta a continuare il rapporto col ristoratore. La ristorazione anche nella capitale assume un ruolo sempre più rilevante nei consumi alimentari che registrano una progressiva crescita.